Buon mercoledì 10 aprile. Tenebre, luce, perdizione, salvezza. Questi sono i termini attraverso i quali possiamo reinterpretare la nostra esistenza, appunto, alla luce del profondo amore, tramite il quale Gesù ha amato il mondo. Lo fa con il suo figlio, l'amato. Il figlio dell'uomo, il figlio di Dio, la parola che si è fatta carne. È sottoposta quella parola, quell'uomo, è sottoposto al sacrificio per la salvezza del mondo. Mi viene in mente Abramo, 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 eccomi. Ti chiedo il sacrificio del tuo unico figlio. È la costituzione di un patto di fedeltà a un disegno che non sacrificherà quell'unico figlio, lo salverà, ma è l'ascolto obbediente di Abramo che dovrebbe rappresentare la cifra delle nostre esistenze. Dobbiamo ascoltare quella voce che ci chiama e dobbiamo rispondere, eccomi, e iniziare un percorso verso la luce. Non verso le tenebre. Viviamo tempi sicuramente tenebrosi, ma perché abbiamo rifiutato la luce. Lo abbiamo fatto attraverso la concretezza della nostra vita quotidiana che si è fatta oscurare. Sì, oscurare. Dai meccanismi predatori del potere, dall'arricchimento, dal consumismo, dall'infliggere gravi ferite a nostra madre terra per speculare e generare prodotto economico, ricchezza per pochi e oscurità per i molti. La guerra è tenebre. La guerra è inscenata dal potere predatorio. La pace si costruisce andando insieme verso la luce. Ma ascoltiamo le parole sferzanti del Vangelo di oggi, il Vangelo di Giovanni che ci chiede un cambiamento di mentalità radicale, una conversione vera, autentica, nella piena consapevolezza di essere costantemente attratti dalle tenebre. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito. Dare il figlio unigenito al mondo. È la cifra dell'amore di Dio nei confronti dell'umanità e del creato. Perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Questa è la grande promessa e non è una semplice promessa, è un dato di realtà concreto, un amore profondo per la salvezza e per la piena coscienza di poter vivere nella realtà della vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. La missione del Figlio è quello di salvare il mondo, non di condannarlo. Sarebbe stato troppo facile condannarlo, lo possiamo condannare anche oggi, questo mondo tenebroso, ma il compito fondamentale è quello della sequela attraverso il seguire quel messaggio di salvezza che ci richiama alla pienezza dell'amore e della misericordia, dell'umiltà nelle relazioni reciproche, nella capacità di costruire ponti di pace. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. C'è una precondizione attraverso la quale rendiamo molto difficile il credere a questo messaggio di salvezza. Ed è sotto gli occhi di tutti, è
nelle immagini della guerra, della devastazione, della speculazione, della carestia, della fame, della fuga resa necessaria per milioni di persone, fuga dai propri luoghi nativi, e poi trovare il respingimento delle tenebre del capitalismo predatorio che si fa nazionalista, sovranista, supponente, violento. Qui oggi troviamo invece un messaggio che ci porta alla luce. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie, erano e sono. Le opere dell'uomo, lo abbiamo appunto sotto gli occhi tutti i giorni, sono caratterizzate dalla malvagità, della speculazione economica, dell'economia di finanza, della guerra, dell'inquinamento, del sovvertimento dell'equilibrio climatico. È sotto gli occhi di tutti la malvagità concreta dell'azione umana. C'è una precisa responsabilità. Abbiamo rifiutato la pienezza della luce. Chiunque infatti fa il male odia la luce. Guardate che fare il male non è fare semplicemente delle cose illegali, violare ciò che la legge prescrive. No, fare il male è anche speculare. È improntare la nostra esistenza da un desiderio insano di appropriazione. È nella disponibilità ad assecondare una cultura che è largamente antitetica alla condivisione, una cultura egocentrica alla quale la luce ci chiama di contrapporre una cultura della partecipazione insieme. Il male è nell'egocentrismo, nel potere della mondanità. La luce è nella pienezza dell'obbedienza a una parola che ci mette in evidenza che noi siamo al servizio del creato, non siamo proprietari e padroni del creato. La malvagità è nell'appropriazione di ciò che non è nostro, magari anche legittimato dal diritto, eh? Pensiamo a quanto diritto individualista oggi sovraintende i sistemi legislativi. Non c'è un'ecologia del diritto. Quella è la luce autentica. Quella è vera giustizia, contrapposta alla dimensione malvagia dell'appropriazione individualista ed egocentrica. Sono tutte questioni che sono primariamente culturali, antropologiche, profondamente spirituale e che ci invitano, indipendentemente dall'essere o non essere credenti, ci invitano a sovvertire la situazione, a essere capaci di una rivolta a partire da una coscienza illuminata, perché ha saputo guardare non alle tenebre, ma alla luce. Gli esseri umani, appunto, hanno dato testimonianza di odiare la luce e non. E il rischio è che l'uomo non viene alla luce perché le sue opere non vengono riprovate. Dobbiamo trovare la capacità di riprovare, avere uno spirito critico nei confronti delle nostre opere, all'insegna dell'efficientismo, del profitto. Sono opere malvagie. Invece, chi fa la verità viene verso la luce. Qui c'è un'espressione linguistica fondamentale, non dice la verità, la fa. Fare la verità significa non affidarci soltanto ai discorsi generici. Diciamo la verità, no, bisogna farla la verità, bisogna essere capaci di costruire nella luce. Operare nella luce perché questo significa svelare il mistero della vita, fare la verità, che significa appunto metanoia, conversione. E voglio ripetere ancora questa frase perché dobbiamo imprimerla nella nostra memoria. Invece,
chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Fare verità, fare opere in Dio nella trascendenza significa sottrarsi all'induzione culturale di fare opere malvagie nelle tenebre. Dobbiamo imparare ad amare la luce. Ma questo può avvenire soltanto se prima di tutto operiamo una conversione autentica nel cuore e nelle menti, guardando a quella luce che non condanna, ma imprime una svolta di salvezza, quanto mai necessario in questi tempi, per l'intera umanità. Buona giornata a tutti e a tutti.